Martellini, che ha fatto la presentazione, è uno di quelli che mette mano al codice. Per chi conosce Joomla, chi di voi lo conosce in anno? Voi due? È CMS, moltissimi conosceranno Akiba Backup o comunque tutta quella suite di software che automatizza il backup su qualsiasi server, compresa Lupa, che è tutto lì. E lui è uno di quelli che fa parte dei programmatori e mette mano al codice praticamente per questa situazione, quindi diciamo è affidabilissimo. La sua metafora partiva da un iceberg, quello che si vede di Joomla nel 3.2 è quello che c'è sotto. Qua parla di Joomla 3.2 sarà disponibile a breve, in verità è disponibile da ieri in versione beta 2, quindi praticamente siamo alla release candidate. Noi consigliamo sempre di non installarla, se non per chi fa programmazione o chi vuole dilettarsi a vedere come funziona. Quindi in 2 settimane sta facendo una corsa pazzesca, ma considerate che in 3 mesi sono state fatte 643 modifiche, quindi c'è un certo interesse in questo momento sul progetto. Questa invece è una cosa che ci tengo molto. Le versioni che stanno uscendo sono tutte versioni, scusate gli acronimi, STS, ma sostanzialmente a corto supporto tecnico. Sono fatte non tanto per i pazzi come me o come altri, ma servono per andare a testare sul terreno le cose che servono piuttosto che no. Abbiamo iniziato 2 anni fa a fare il controllo degli accessi, l'ACL, e abbiamo notato che praticamente è facilissimo ancora oggi intercettare la cache di un browser di un amministratore distratto, che quasi sempre un ragazzetto che sta alle spalle dell'associazione, e quindi tramite la cache del browser entrare comunque nel login amministrativo, e quindi partendo da Joomla si arriva a MySQL e da MySQL si fanno dei danni mostruosi. La colpa poi è di Joomla, no, è la colpa di chi non fa il logout, chi non fa le cose più banali. Tramite questa cosa qui vedremo che c'è stata adesso una dedicazione ancora più restrittiva, fatta tramite cellulare, solo sul cellulare dell'amministratore, per cui alla fine sappiamo chi è stato il cretino che ha fatto entrare la forma. Quindi, le versioni STS sono quindi a breve termine, ma non è che le voglio togliere di contenuto tecnico, sono quelle più alto contenuto tecnico, ma sconsigliate per i siti di produzione. Nel senso che il mio sito, il mio blog è fatto chiaramente con 3.2, la mia versione run che mi porta soldi è fatto su 2.5, perché sono situazioni stabili di cui ci sono moltissimi programmatori indipendenti che ci lavorano, la parte commerciale di Joomla lavora su queste perché c'è più mercato e vediamo perché. Quindi abbiamo questa versione di cui stiamo parlando, l'STS teoricamente. La differenza degli altri degli incubi passati, degli anni passati, passare dall'1.5 all'1.6, che era proprio un incubo, tant'è che l'1.6 quando è stata più distribuita, o dal 2 al 3, ormai siamo arrivati che praticamente è come fare un update software di un qualsiasi driver. Quindi il passaggio per chi avesse già la 3.1, la 3.2 è semplicemente 2 click e leggere quello che c'è scritto a schermo. Ma letteralmente così. Questa sembra la banalità, ma io c'ho un lavoro mostruoso, perché se voi pensate a quanti plugin possono essere installati contemporaneamente. Infatti il problema è proprio questo qua. Andiamo a vedere un attimo solo del progetto. Solo a maggio del 2013 le versioni 1.5, quindi senza supporto tecnico, completamente bucate e totalmente a rischio, costituiscono quasi la metà comunque delle installazioni. Quindi le persone comunque non hanno lasciato quella base, che significa che sono gestite da persone poco più che amatoriali, e per chi lavora in questo settore, chi fa il webmaster, quello è un mercato da andare a predire, perché l'1.5 in qualsiasi momento può essere bucato da chi ha qualsiasi ragazzino che va su internet e cerca la stringa per bucare la versione 1.5. Non c'è più supporto tecnico. E la versione 1.6.7 non esistono proprio, sono proprio pazzesche. E vedete come si è passata dalla versione 2.5 stabile, come è cresciuta vorticosamente in pochi mesi fino a maggio. Se dovessi fare oggi questo grafico, vedremo praticamente il 70% fa 2.5 e 3.2, il resto è 1.5 statico, è rimasto lì. Do un dato, il sito ufficiale Joomla.it purtroppo è 1.5, perché la mola di dati da trasportare, l'incubo di dati, è talmente tanto che ci vogliono 4 mesi di lavoro offline. Per cui si è deciso di stare lì tutti dietro a tamponare le falle e tenerlo aperto così per 4 mesi, comunità senza forza, vedete cosa significa.
di farne una fragrante perfetta. C'è però chi, qualcuno che sta allora utilizzando 1617 per quando è facile, e quindi vanno aggiornate completamente, al di là che poi non c'è più supporto, ma sono quelle più facilmente bucabili. Quando dico bucabili, io non parlo del core. Il core di Joomla è testato. Io parlo delle applicazioni che vengono installate, quindi applicazioni di backup per la maggior parte, di fare il transfer. Trasferisco la mia immagine, do la possibilità di mettere la fotografia al mio utente, simil Facebook. Quelle applicazioni lì non sono fatte né seguite dal gruppo che produce il software, il core software, sono di terze parti. Per cui sono talmente tante, saranno 65.000 per il momento, che è impossibile andare a controllare tutte. Quindi si mette lì, quando c'è una segnalazione si va a vedere e si sospendono, ma intanto il danno è fatto, perché si saranno installate, parliamo del 3% dei siti web di internet fatto su Joomla, parliamo di come minimo centinaia di migliaia di installazioni, quindi prima che si arriva a dare l'allarme il danno è fatto. Ora, anche l'STS ovviamente dice non per sempre, quello che è interessante è che questa è vera, il 2.5 sta finendo e si passerà al 3.5, sarà un passaggio indolore, il solito click e passaggio. La 3.5 sarà intatta la versione 3.1, 3.2, 3.3 armonizzata con tutte le applicazioni, le chiamiamo adesso, quindi i programmi esterni per forza hanno aderito al nuovo framework, quindi non ci sarà la possibilità più di, vediamo chi è programmatore, problemi con i Motus per esempio, chi comprava delle schede, delle grafiche già fatte, dei templates, non usciva magari il login, quindi assolutamente sarà impossibile adottare certe estensioni, proprio impossibile, non si installeranno. Quindi tutti i produttori software liberi oppure a pagamento che aderiranno al 3.5 tutti avranno questa caratteristica, quindi il passaggio sarà indolore. Questa è simpaticissima, come affrontare la migrazione dal 2.5 alla 3x? Io direi alle 3.5, siamo pochi, non la fate alla 3.2, aspettate esatto di pochi mesi, fatela direttamente alla 3.5. Però come per farla è veramente banale. La cosa più importante è darsi assicurare che le applicazioni che state usando, per esempio questa è una delle più usate, l'editor di testo, il GCE, sembra un buono, sia compatibile con la versione che state andando a prendere. Sembra una banalità, ma le persone passano da un sistema 2.5 al 3.2 senza verificare se esiste o meno driver, diciamo così, per quella versione. Cosa succede? Il core di Joomla aggiorna le versioni e dà anche la comunicazione, dice guarda che se c'è la versione nuova il tuo plugin te lo comunica perché c'è un IO sotto che te lo gestisce, ma se non c'è non lo sa e non lo comunica, per cui il software risiede ancora fisicamente sul server, non funziona ma crea una palla. Quindi la prima banalità da fare prima di andare a passare a una versione nuova, verificare che quello che il giochino che mi piace si sia la versione della versione, niente di che, nessuno lo fa. Queste sono attualmente le estensioni compatibili con 3.2. Chiaramente 1.5 parliamo di 5 anni installato, quindi qua parliamo di 2 anni. E come vedete la tendenza fra commerciali e libere, per fortuna si sta abbassando. Mentre prima era circa il 50%, adesso si sta passando più su una versione non proprio libera, diciamo che quasi tutti danno la versione base. E poi fanno la cosiddetta versione pro per avere qualcosa in più. O comunque sono libere a scopo didattico, a scopo personale, e quindi tutti stanno adottando questo tipo di licenza. Quindi continuiamo ad avere un riscontro anche da chi fa software in modo commerciale. Qua è soltanto una delle tante liste di quelle già compatibili. Lì troverete praticamente le applicazioni che detengono quasi il 90% delle installazioni del Joomla. Quello che non c'è sarà magari il mercato immobiliare, che hanno il 0,3% di installato, però queste qui sono già tutte pronte e funzionanti. Come fare l'aggiornamento? Me lo chiedono molte persone, è veramente banale. Di serie la versione Joomla 2.5 aggiorna solo con versioni a lungo termine, cioè praticamente l'aggiornamento è questo. Io ho il mio sito di produzione, non voglio fare esperimenti, mi devi segnalare solo l'aggiornamento stabile. E di base è così. Se invece voglio passare comunque dalla 2.5 alla 3.2